confermato l'impegno della Regione Veneto nel progetto Interreg Italia-Croazia Marless Marine Litter Cross Border Awareness and Innovation Action, che riguarda l'inquinamento marino dovuto alla presenza di plastiche. L'assessore Marcato ha affermato che anche con l'adesione a questo progetto la Regione dimostra una grande sensibilità rispetto alle tematiche ambientali legate alle plastiche che inquinano i nostri mari. Il percorso già intrapreso è stato quindi confermato con l'obiettivo di portare maggiore attenzione all'ambiente, cercando di migliorare la qualità della vita di chi vive vicino alle coste e dei turisti che ne frequentano le spiagge. L'assessore Marcato ha proposto due delibere per disciplinare azioni pilota per prevenire, raccogliere e processare il rifiuto marino tra Regione Veneto e Consorzio di Bonifica Veneto Orientale e una per prorogare una convenzione tra Regione Veneto e Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto per proseguire azioni già intraprese sul tema del rifiuto marino. La delibera che accorda Regione Veneto con Consorzio di Bonifica del Veneto orientale prevede un'azione pilota per testare nuove tecnologie a contrasto del marine litter. Si tratta di un dispositivo che monitora i rifiuti galleggianti e un secondo che le intercetta e li raccoglie. L'intervento è affidato al consorzio finanziato con un contributo di 65.000 euro. La chiusura del progetto si prevede entro giugno di quest'anno. La delibera che accorda Regione Veneto e Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto proroga per altri 6 mesi la convenzione finalizzata a sensibilizzare il settore turistico e a definire e sottoscrivere un contratto di costa coinvolgendo una serie di soggetti interessati per tutelare le comunità costiere da un punto di vista ambientale, fisico e socio-economico. Thank you.